I bambini hanno il diritto di giocare. Quando i bambini fanno c'è il topolino. Mentre i bambini fanno c'è il cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è il lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini e se tutti amici di Gesù e dei nostri amici, perché certe volte quando i zingari vogliono il minestro prendono gli altri, no, prendono la sabbia, le pietre. Cioè ci sono tanti bambini che mangiano pietre, che in altre partite e poi mangiano terra. E perché? Perché non hanno cibo. Perfetto, no? Invece ogni bambino invece ha diritto. L'erba se prendono l'erba se la mettono addosso perché non ce l'hanno niente. E mi vergogno. Greta, la sai una cosa? Che cosa? Che ogni bambino ha il diritto di avere una famiglia. La famiglia è una cosa importante, ma tanti bambini non hanno la famiglia. Noi invece sì. Noi abbiamo una mamma e un papà che ci vogliono bene. Siamo fortunati. Abbiamo nonni, fratelli e sorelle che ci vogliono bene. Persone che farebbero di tutto per renderci felici. Questa è la mia mamma e il papà e questo sono io. Questo è il gioco. L'amore è il gioco più bello del mondo che non esista mai e poi mai. Non so più andare sull'altalena di un fil di lana. I bambini hanno bisogno di amore e di comprensione. Angela, sai una cosa? Che cosa? Che ogni bambino ha il diritto di giocare, di giocare. Beh, i bambini non devono essere abbandonati, se no allora non c'hanno più cibo. E poi che tutti una volta soli si possono bruciare, la casa è tutta abbandonata e infuocata. I bambini devono studiare perché è importante per la loro crescita. È importante studiare perché si diventa liberi. I bambini non devono essere maltrattati. Vieni a parlare. I bambini sono tutti uguali. Voglio tornare a fare che i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio l'associazione Quo Vadis per la collaborazione concreta che ci ha dato anche grazie al video che avete appena visto. Sono i bambini che vanno praticamente a partecipare ai laboratori promossi, ecco, dall'associazione. Ringrazio anche voi per la vostra presenza qui questa sera alla giornata promossa dalla consulta giovanile di Bova Marina, 100% diritti per l'infanzia, esperienze a confronto. Allora, prima di addentrarci nella discussione che è appunto l'oggetto della serata, invito il presidente della consulta giovanile, Leo Plutino, a dare i suoi saluti. Vieni Leo. Sarò veloce perché sono importanti i temi che andiamo a trattare. Do il benvenuto anch'io a tutti i presenti, li ringrazio per aver scelto di passare questa ora, oretta e mezza insieme a noi. Ringrazio tutti i giovani che insieme a me, insieme agli altri ragazzi della consulta, stanno lavorando per fare qualcosa per questo paese. E poi ringrazio l'amministrazione comunale che ci sta vicina e il tavolo dei relatori, che poi apprezzerete voi stessi per i contenuti che daranno.
buona serata a tutti e grazie della vostra presenza. A questo punto inviterei il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi. Io brevissimamente intanto do il benvenuto a tutti a questa iniziativa e ringrazio la consulta giovanile e saluto e ringrazio anche i relatori, saluti al tavolo della presidenza e un grazie veramente di particolare ai giovani di Bova Marina che si stanno impegnando per il loro paese e questa sera ci danno la possibilità di discutere, di riflettere sui diritti dei bambini e sui doveri che noi adulti abbiamo nei loro confronti. Come tutti sapete, il 20 novembre del 1989 l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ed è questo, diciamo, il motivo per cui ogni anno il 20 novembre, noi abbiamo posticipato di due giorni, viene celebrata la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Io, diciamo, non è che sto qui a dire quelli che sono i diritti dei bambini, quello che prevede la convenzione per non annoiarvi, ma poi, diciamo, vedendo ecco il video, i bambini stessi ci hanno detto fondamentalmente quali sono i loro diritti che purtroppo spesso vengono violati. Pensiamo a in quante zone del mondo i bambini sono costretti a imbracciare le armi anziché imbracciare un libro o un pallone da calcio, o in quante zone del mondo i bambini sono costretti a lavorare 18 se non addirittura 20 ore al giorno. Quindi là, diciamo, quello che dobbiamo fare è quello di, nella nostra piccola comunità, di collaborare un po' tutti come cittadini, come istituzioni, come associazioni, far sì che i diritti dei bambini trovino ogni giorno concreta applicazione ed attuazione, anche perché oggi diciamo la situazione dell'infanzia in Italia è sicuramente non è delle migliori, perché la crisi, la mancanza di lavoro, le difficoltà delle famiglie sono tutte situazioni che vanno poi ad incidere sulla vita quotidiana dei ragazzi, dei bambini. Noi come amministrazione ritengo che qualcosina stiamo cercando di farla, abbiamo ormai di prossima attuazione la cosiddetta Family Card, che è un aiuto alle famiglie che hanno con almeno 3 figli, abbiamo iniziato, diciamo, a dare un sostegno anche economico attraverso, diciamo, la possibilità di lavoro occasionale attraverso i cosiddetti voucher, stiamo cercando di recuperare le strutture sportive presenti nel nostro territorio, lo stadio, a breve dovrebbe essere pronta la copertura della piscina, anche nelle scuole che c'erano, diciamo, locali che non, di cui non si può, i ragazzi non potevano usufruire, ma per cose, diciamo, piccolo, la mancanza di vetri, per fare un esempio, nella palestra. Però ecco, per ritornare a quello che dicevo un attimo fa, è importante la collaborazione di tutti. E per quanto ci riguarda, noi cercheremo di fare la nostra parte, consapevoli che nell'infanzia c'è il paese di domani. Io vi ringrazio e auguro buon proseguimento di lavori. Grazie a tutti. Allora, prima di cominciare con gli interventi,
E mi tocca fare dei dovuti ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno aiutato al fine di poter far sì che questa serata potesse mettersi in moto. Come già detto, appunto, ringrazio l'associazione Quo Vadis, ringrazio Tele Bova Marina con Silvio che viene qui prontamente a riprenderci, ringrazio l'oratorio Salesiano, ringrazio l'associazione UNICEF for UNICEF che ci ha fornito molti spunti concettuali e anche, diciamo, anche del materiale, ecco, per poterci prima di tutto informarci noi e cercare quindi di conseguenza di poter portare avanti, ecco, la serata. Detto questo, un particolare ringraziamento va alle direttrici delle scuole materne di Bova, che sono le scuole sono praticamente l'associazione Aquilone Onlus, la scuola dell'infanzia Edmondo De Amicis, la scuola infanzia Crescere Insieme e la scuola dell'infanzia statale Monsignor Dalmazio D'Andrea. Come potete vedere, la sala è stata tappezzata con i disegni, con i lavori dei bambini che appunto vanno in queste scuole. Abbiamo dato la tematica da cui prendere spunto e loro prontamente sono riusciti a portare avanti questi lavori. Quindi un applauso soprattutto ai bambini che hanno partecipato e collaborato, in quanto questa giornata è innanzitutto dedicata a loro. Ecco, detto questo, questa serata è strettamente collegata alla campagna semestrale dell'UNICEF 100% vacciniamoli tutti, campagna che poi ci descriverà in modo migliore la dottoressa Tavella. E quindi, detto questo, possiamo ora, vedete qui vicino a me appunto i vari relatori che ora prenderanno la parola, che sono delle persone che hanno messo a disposizione, diciamo, le loro competenze al fine di garantire, ecco, la tutela di alcuni dei diritti fondamentali per i bambini. Detto questo, possiamo cominciare e do la parola a Don Francesco Magnelli, direttore dell'oratorio salesiano di Bova Marina, che porterà avanti un intervento basato sull'etica e l'educazione per i bambini. Prego. Sì, grazie. Grazie all'invito che la consulta cittadina mi ha fatto per quanto riguarda questa tematica sull'infanzia. Ho accettato volentieri, devo essere sincero, perché sono tanti anni, mi sono sempre concentrato su quella fascia d'età che è l'adolescenza e la giovinezza. L'infanzia, come dire, come incaricato dell'oratorio, assistente degli altri oratori, tra virgolette, commettevamo e commettiamo forse l'errore di tenerla scontata per il percorso che la Chiesa Cattolica prevede per i bambini che si preparano all'iniziazione cristiana. Questo invito che il Presidente con la consulta mi ha fatto mi ha costretto, tra virgolette, ad aggiornarmi e a rivedere un po' anche i fondamenti etici ed educativi dell'infanzia. Tre passaggi semplici, brevissima riflessione sul diritto alla vita, il diritto all'educazione e poi, diciamo, per come salesiano di Don Bosco non potevo non sottolineare il diritto alla gioia. Ecco, questi saranno i tre passaggi sui quali è poggiato il mio intervento. Il diritto alla vita. È ovvio, io sono di parte, dissi ad Angelo e a Leo quando ho detto di sì all'intervento. Sono di parte perché, essendo un sacerdote della Chiesa Cattolica e un salesiano, noi abbiamo una visione ben precisa ben chiara del dono della vita. Anzitutto si parla di dono. Nel compendio della dottrina sociale della Chiesa c'è scritto che l'uomo esiste come essere unico e ripetibile, esiste come un io, capace di autocomprendersi, di autopossedersi e di autodeterminarsi. E di conseguenza è chiaro che il dono è, la vita è un dono irripetibile, ciascuno di noi è singolo nella bellezza
e nel valore davanti al Creatore. Ed ecco perché la vita nascente deve essere necessariamente salvaguardata. Una società che colpisce la vita nascente è una società fallimentare, è una società che punta soltanto al proprio egoismo, a salvaguardare i propri, tra virgolette, piaceri. La vita nascente mi dà fastidio, la vita nascente è un ostacolo ai miei divertimenti, ai miei interessi, ai miei piaceri. In conseguenza si va a toccare, vanno a intaccarsi quei criteri quali il valore dei diritti umani, vanno a intaccarsi quegli aggettivi che sono alla base della riconoscenza, soprattutto dell'infanzia, diritto universale, inviolabile, inalienabile della vita. Il universale perché sono il diritto è presente in tutti gli esseri umani senza eccezione alcuna, di tempo, di luogo, di razza. Inviolabili perché nessuno, e lo sottolineo, ha il potere di dire vivi o muori. La vita non può essere trattata come un insieme di documentazione da discutere in tribunale. La vita nascente, la persona, mi rivolgo, penso alle ragazze, alle giovani mamme, alle fidanzate, cioè la vita nascente, non può, la ragazza, la mamma, non può essere trattata come un oggetto da discutere, da riflettere. Lei stessa dovrebbe comprendere che è portatrice di gioia e di vita. Perché? Perché c'è il secondo passaggio fondamentale, io ritengo. Perché c'è la dignità umana, il rispetto della dignità umana, una comunità sociale, si verifica la valenza della propria civiltà. Facevo un esempio, chiacchieravamo con il professore Cotronei, ecco, del modo di trattare le sale pubbliche. Il modo di rispettare la dignità umana e la cartina di tornasole di una comunità sociale per quanto riguarda il vivere la civiltà. Quando una comunità sociale permette a un bimbo di consegnare, di avere tra le mani armi o essere trattato, innestato nella schiavitù, allora lì purtroppo nessuno si offenda, ma comunità sociale non ce n'è. E civiltà, quando io parlo di civiltà, parlo dell'educazione civica, del modo di vivere civile. Non è possibile, ed è penso una dei dolori che il Santo Padre ha nel cuore, che ancora al mondo ci sono nazioni che consegnano ai bambini le armi, che costringono i bambini a cucire i palloni perché i loro coetanei dell'altra parte dell'emisfero terrestre possono giocare. Io alcune volte, quando, come incaricato dell'oratorio, quando i nostri ragazzi della scuola elementare, della scuola media, anche grandi, mi vengono a chiedere il pallone, rifletto su questo. E quindi praticamente questo esempio ci porta a quello che è
la gestione, fatemi passare questo termine, la gestione della dignità umana. In nessun caso la persona umana può essere strumentalizzata per fini estranei al suo stesso sviluppo. Nessuna persona può essere strumentalizzata. Nella sua vita, nello sviluppo del suo pensiero, nei suoi beni, né quando condividono la sua vicenda personale e familiare, possono essere sottoposti a ingiustizie e restrizioni nell'esercizio dei propri diritti e della propria libertà. Sono le parole della Chiesa. Studiare per essere liberi, ha detto quel bimbo nel video. Certo. Nei propri diritti e nella propria libertà, perché qui si gioca tutto. Il volano di una comunità sociale che si sa rapportare con l'infanzia si gioca sulla libertà, e la libertà costa, carissimi amici, la libertà costa, perché la libertà ti impone di mettere il proprio io da parte e ritorniamo al passaggio precedente. Il proprio io da parte non si può ragionare con un sistema poggiato sul perfetto ego. Non è possibile. Il Santo Padre ce lo sta dimostrando, la comunità civile ce lo dimostra, il sociale ce lo dimostra. I capi di Stato hanno necessità di incontrarsi come comunità di governo, le nazioni hanno necessità di confrontarsi. Perché? Perché ci si rende conto che solo così si può garantire il valore della libertà. Perché? Perché ci imponiamo un passo indietro al nostro io, soprattutto nella relazione con i ragazzi, con i fanciulli, che sono la parte più delicata della società. Loro, per la loro gioia, a noi costa la messa alla prova della pazienza, dell'ascolto, della comprensione, per la loro gioia, per la loro crescita, per la loro formazione. Papa Bergoglio dice: con i bambini non si scherza. Occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere. Forse qui è chiaro che siamo una società dove ci scontriamo, ma la Chiesa Cattolica resta ferma su questo. Crescere in una famiglia con un papà e una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione affettiva. Guai, dice il Papa alla Commissione Nazionale per i Diritti dell'Infanzia, guai chi si permette di creare orrori di manipolazione educativa. Non c'è soltanto la manipolazione genetica, c'è anche la manipolazione educativa. E quindi io, la mia mente corre alle insegnanti della scuola dell'infanzia, alle insegnanti delle scuole elementari. L'orrore della manipolazione educativa, dice il Papa, è quello di creare un pensiero unico. E non è possibile. Non ci stiamo un pensiero unico, perché il pensiero unico, gli storici mi insegnano che il pensiero unico ha creato le migliori, tra virgolette migliori, le peggiori dittature sanguinarie. Pensiero unico,
di gestione della comunità sociale, della comunità nazionale, del modo di governare. Chi non è a favore di questo pensiero unico si muore, ti viene tolta la libertà, ti viene tolta la vita. Nell'educazione, vado subito al secondo passaggio, ecco perché i bimbi hanno il diritto all'educazione. Nell'educazione, diceva Jacques Delors durante la presidenza della Commissione internazionale sull'educazione per il XXI secolo, questo grande statista, nell'educazione un tesoro, così ha intitolato il rapporto finale dei lavori della Commissione internazionale dell'educazione per quanto riguarda i rapporti sull'UNESCO. Nell'educazione un tesoro perché? Perché l'educazione è espressione d'amore per i bambini. Un certo Giovanni Bosco ha puntato tutto questo, ha puntato la sua vita su questa parola per comunicare al mondo che nell'educazione, nella gestione e nel servizio educativo si riesce a estrapolare il meglio anche da chi agli occhi dell'umanità è il peggiore. Questo pedagogista, non gli riconosco nessun titolo, questo pedagogista Giovanni Bosco ha dimostrato questo. Perché? Perché l'educazione è un tesoro? È un tesoro perché alla base vengono innestate nei bambini, nei fanciulli, i criteri fondamentali del vivere civile. Vengono innestati nei fanciulli, nei ragazzi e nei bambini i criteri dove poi si poggerà l'educazione civica. Ed è fondamentale il servizio all'educazione perché si colloca al centro dello sviluppo sia della persona sia della comunità. Il suo compito è quello di consentire a ciascuno di noi, senza eccezioni, di sviluppare pienamente i nostri propri talenti e di realizzare le potenzialità creative, compresa la responsabilità della propria vita e il conseguimento dei propri fini personali. Sono le parole di Jacques Delors queste nella Commissione internazionale. Quindi immaginate quale tesoro hanno in mano gli educatori e gli insegnanti quando gestiscono l'educazione. Alla base si inserisce, si innestano i criteri per i quali una volta adulto il bambino è capace di comprendere che significa corresponsabilità. Cosa significa raggiungere i propri fini, le proprie mete? La cosiddetta domanda che facciamo ai piccoli: cosa vuoi fare da grande? Non è una domanda, è una domanda per rompere il ghiaccio quando si tratta di chiacchierare con un bambino, ma nello stesso tempo c'è una valenza educativa, perché se un bambino riesce a rispondere a questa domanda nelle più belle e simpatiche risposte che può dare, significa che il criterio di responsabilità, che in quel momento è un seme piantato nel terreno, è presente nella vita del bambino. E termino con il diritto alla gioia. Non potevo, l'ho citato prima, non appellarmi al mio grande maestro San Giovanni Bosco, il fondatore dei Salesiani e il creatore dell'oratorio, centro giovanile. La sua pedagogia è stata fondata, l'ha fondata
sulla gioia. Ed è la stessa tematica, lo stesso programma magisteriale che il Santo Padre ha deciso di adottare quale programma del suo servizio alla Chiesa Universale. La gioia. La gioia che non è quel momento, quei momenti di divertimento o di relax che tutti ci prendiamo e abbiamo il diritto di prenderci. La gioia è quel sistema costitutivo che regge il rapporto personale, relazionale con il fanciullo, con il ragazzo, e nel momento in cui il rapporto regge e vive, si trasmette la motivazione per la quale noi comunichiamo o indichiamo i contenuti educativi ai ragazzi. Questa è la gioia cristiana. Nel momento in cui io sono in relazione con te, ti trasmetto le motivazioni, che non significa imporre, devi fare così, no, perché ti dico questo perché ti voglio bene, seguilo. Un sistema costitutivo che ha come asse portante la libertà, per il tuo bene, per la tua gioia. Ti consiglio di seguirlo, non ti impongo di seguirlo, ti consiglio di seguirlo. Questo sistema applicato alle scuole dell'infanzia è portato, faccio un salto che forse sconfina con la traccia di questa sera, è portato nelle università, lì stiamo già parlando di giovani adulti, penso che abbiamo la sicurezza, non dico al 100%, ma al 90% di aver innestato un impianto di maturazione personale e comunitaria che ci permette di avere una comunità sociale capace di testimoniare la bellezza di essere comunità e di essere civiltà. Grazie. L'importanza del centro educativo dell'oratorio salesiano anche per la tutela, anche soprattutto per la tutela dei diritti, ecco, dell'infanzia, basati sui principi che ha appena elencato Don Francesco. Allora, prima di passare la parola al dottor Squillaci, vorrei continuare con i ringraziamenti. Prima mi sono dimenticato di ringraziare i giornalisti e le varie testate che in questi giorni hanno promosso, ecco, anche nei loro giornali questo evento, e di ricordare che domani nei locali della Fondazione Marzano l'associazione Quo Vadis propone Il tempo vivo delle donne, arte contro il femminicidio. È un evento appunto legato alla giornata contro il femminicidio promosso dall'associazione Quo Vadis e che si terrà domani alle ore 17:30. Passo ora la parola al dottor Tito Squillaci, noto pediatra, ecco, dottore qui della zona, che di recente ha fatto un'importante esperienza in Sierra Leone tramite ecco, l'associazione, è anche un volontario ovviamente dell'associazione QAM Medici con l'Africa, e ha voluto oggi, abbiamo innanzitutto l'onore di averlo qui con noi, e ha voluto portare in piccole pillole delle informazioni, quello che praticamente, ecco, ha visto e ha fatto per i bambini in Africa. Prego, dottore. Grazie Angelo, ringrazio gli organizzatori per aver organizzato questa serata e per avermi invitato a portare questa esperienza che condivido molto volentieri con i miei concittadini. Ho dato il titolo a questa rassegna La nostra casa è la terra, perché penso che un pochettino questa frase esprime, come dire, è un comune denominatore nel quale possono riconoscersi tutte quelle componenti che si occupano
di terzo mondo, dei diritti dei bambini, dei diritti degli adulti, dei missionari, il mondo del volontariato, della cooperazione, un po' tutte le persone che guardano al di là dei confini, che credono che i diritti non siano circoscritti nell'ambito dei confini nazionali, partono da questo presupposto, che abbiamo una sola casa e che questa casa è la terra, e che quindi non ci sono differenze tra gli uomini che dipendano dai confini politici o geografici. E certo, se accettiamo questo principio che la nostra casa è la terra, ci troviamo di fronte a problemi enormi, perché la terra è abbastanza grande e soprattutto non possiamo fermarci a guardare al di là del mare, perché sappiamo che i bisogni sono presenti in ogni angolo di questa nostra casa, sono presenti al nostro fianco, nel nostro paese, nella nostra città, nella nostra nazione e poi anche più lontano. Io porto l'esperienza di terre lontane perché è una scelta che ho maturato nel tempo e mi ha portato in questi territori già, come molti di voi sanno, fin da giovane. E però certamente sottolineo il fatto che il problema non è essere favola, il problema è come si vive, il problema sono i valori sui quali si sceglie di impostare la propria vita. Il problema è avere occhi per vedere bisogni o non averli. Se uno ce l'ha, vede i bisogni ovunque, se non ce l'ha ovviamente non li vede da nessuna parte. Io ho lavorato con una ONG, una organizzazione non governativa di volontariato, si chiama Medici con l'Africa QAM, è una ONG della diocesi di Padova, la più antica ONG italiana. Da 60 anni il QAM ha inviato in Africa circa 1500 operatori sanitari. Il QAM si occupa esclusivamente di cooperazione sanitaria e ha questo motto: la salute è un diritto, battersi per il suo rispetto è un dovere. Dunque stasera ovviamente mi concentrerò soltanto sul diritto alla salute dei bambini, di un angolo di mondo, ecco, che è questo, è quest'angolino di Africa, e in quest'angolino è questo territorio ancora più piccolo che è la Sierra Leone. Vedete, questa è la mappa dell'Africa occidentale, di questa zona, questa è la Sierra Leone, che è circondata dalla Guinea e giù la Liberia. Le aree colorate di blu sono le aree in cui, quando siamo arrivati noi in Africa, era presente l'Ebola. Quando siamo partiti dall'Italia insieme a mia moglie, sapevamo che c'erano epidemie di Ebola in corso. Noi vivevamo in questa zona, in un villaggio che si chiama Kujeuno. Questa è la capitale, c'è Dauno, è qua su. Kujeuno è una zona periferica, disagiata all'interno della stessa Sierra Leone. Cioè, pensate che gli infermieri che lavorano nell'ospedale Kujeuno hanno diritto a un'indennità speciale, perché lavorano in una zona disagiata. Questo per darvi un'idea, vedremo ora da poco qual è la condizione normale della Sierra Leone. Dunque noi eravamo in questa zona. Ebola era intorno, era come se fossimo, diciamo, noi a Bove, l'Ebola, Catanzaro, Giudata Aura, insomma, ce l'avevamo intorno, però non era presente in questo distretto nostro appena siamo arrivati, è arrivato dopo una decina di giorni. La storia recente della Sierra Leone è stata segnata da una atroce guerra civile, proprio quella dei bambini soldato, che si è caratterizzata per la particolare atrocità. Certamente tutte le guerre sono atroci, le guerre civili ancora più atroci, ma questa guerra della Sierra Leone è stata particolarmente crudele. E gli esiti sono ora queste strutture, per esempio le case hanno quelle in cui il proprietario possono permettersi, sono muraglioni, filo spinato e guardiani notte e giorno. Anche noi a Puggeuno vivevamo in una casa che aveva il suo bel muro intorno, il suo cancello e i suoi custodi H24. E soprattutto gli esiti della guerra civile sono persone come questo giovane. Questa è l'ultima persona che abbiamo visto prima di partire da Freetown, era l'imbarcadero per andare all'aeroporto. E non si nota nella fotografia, però a questo ragazzo mancano tutte e due le mani, gli sono state amputate, perché una caratteristica delle guerre civili in Sierra Leone era quella di amputare le mani o le braccia alle vittime, per lo più ragazzi, bambini. La Sierra Leone è piena di bambini in queste condizioni. Questo giovane è stato fortunato perché lui hanno fatto il servizio, quello che chiamavano a maniche lunghe, cioè hanno amputato le mani all'altezza dei polsi, all'altro facevano il servizio a maniche corte, cioè amputavano le braccia. Questo è un padre che si chiama padre Maurizio. Come si chiama? Boa, di Treviso, che è da 17 anni in Sierra Leone, è stato tutto il tempo della guerra civile e ha fondato un istituto, qui ci trovavamo nel suo istituto, dove ha raccolto circa 70-80 ragazzi mutilati di guerra e ha dato a tutti loro un futuro. Questa ragazza è una di queste giovani cresciute da loro, senza famiglia, abbandonata, ha subito violenze di ogni genere, e quando ce l'ha presentata gli ha buttato le braccia al collo e ha detto: lui è tutta la mia vita, perché è rinato grazie a questo impegno. Questo è Freetown, il centro della capitale, che è una città, come
palazzi, autobus, eccetera, ma il centro è abbastanza piccolo, il resto della capitale di Freetown è questa, qui siamo ancora al centro di Freetown. E soprattutto Freetown è questa. Non so quante centinaia di migliaia di persone vivono in queste condizioni. Voi immaginate che significano un caso di Ebola in questo contesto, dove non c'è acqua, dove non ci sono fogne, dove c'è una, non c'è corrente elettrica, c'è una promiscuità spaventosa. Questa è Freetown e questa è la discarica sulla quale vive la gente. E dopo la capitale più ci si allontana verso le province e la vita delle piccole città è migliore, i piccoli centri di provincia sono più dignitosi, hanno case, strade asfaltate, c'è la corrente elettrica e la gente, vedete, questo è il momento, dovunque andate trovate gente che va, che viene, che si muove, che commercia, che compra, che vende, c'è una vivacità enorme dappertutto, tutte le strade sono piene di mercati, di gente che traffica. Questi sono i mezzi di trasporto, man mano che ci si allontana dalla capitale delle città per andare verso le periferie. E questa è la strada che porta a Puget-1, durante la stagione delle piogge. Questa è sempre la strada che porta a Puget-1. Qua si vede da vicino, vedete il ponte come è fatto con delle tracce. Questo è il territorio sul quale ci si muove. E vi faccio vedere questa foto non per dire quanto sono bravi quelli che vanno a lavorare là. Voi pensate cosa significa per una mamma che è un bambino ammalato fare 70-80 km in queste condizioni, per una donna che debba partorire e dover affrontare questi problemi per raggiungere l'unico ospedale UG1 per 300.000 abitanti. Questo è un mercato della nostra zona e questa è la modalità di vita della maggior parte della popolazione. La zona dove eravamo noi era una zona di foreste, stravette, eravamo in periodo delle piogge. Questo è il cielo che abbiamo visto quasi tutto questo periodo, perché ha piovuto tutti i giorni, per 7-8 giorni a un certo punto ha piovuto ininterrottamente. E questa è la zona di abitazioni, di fango, quadrate, con tetto di paglia, poi proprio in mezzo alla foresta sono, e ce ne sono alcune poi migliori, questi mezzi di trasporto ancora oggi, con i quali ci pensate, siete qua l'ammalato da partoriente con questa canoa che deve andare a raggiungere l'ospedale. E questo è un mercatino, e questa è la gente che si incontra, queste, le modalità di vita sono queste. Questo era il bar dell'ospedale di Puget-1. Bambini. Questa è la chiesa di Puget-1, la popolazione è in maggioranza musulmana, circa il 60%, c'è un 30% di cristiani, la chiesa cattolica è ben presente, però è meno di vera, la maggior parte anche dei cristiani sono protestanti, sono avventisti, pentecostali. Questa è l'uscita della messa. E questa è una foto che ho ora in sottofondo nei problemi. E una volta abbiamo fatto per strada a Bova, città di riferimento nostra, cioè, la portata perché è un po' un paradosso, è l'emblema, la metafora di quello che succede in Africa. Cioè qui c'è un pulmino, cioè sono delle persone che trasportano il pulmino. Per norma il pulmino trasporta le persone, chi ha il pulmino ha una ricchezza perché si serve il pulmino per spostarsi, ma in Africa le cose sono sotto sopra, cioè sono le persone che trasportano l'Africa. Cioè la ricchezza in Africa è un peso. La vera risorsa, la vera ricchezza non è sinonimo di benessere, anzi al contrario, nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi, forse in tutti i casi, più sono ricchi di materie prime, di risorse e paesi e più sono nei disastri, nella guerra, nella instabilità politica. E questo è il caso anche della Sierra Leone, perché hanno le ricchezze, hanno il pulmino, però non hanno il motore, non hanno le ruote, non hanno la patente per guidare, non hanno lo stesso. Cioè hanno le materie prime ma non hanno poi la possibilità di sfruttarle e di utilizzarle. La Sierra Leone è ricca di materie prime e soprattutto di diamanti. I diamanti non sono state la causa della guerra civile, ma sono state la causa del perpetuarsi delle guerre civili e delle atrocità che sono state commesse durante quella guerra civile. Perché quando i gruppi ribelli hanno capito che impadronendosi dei diamanti acquisivano un potere enorme, allora non hanno badato a nulla pur di conquistare il potere. E a Bora, la città che avevamo più vicina a 70 miglia, c'è una via tutta con uffici che si occupano del commercio di diamanti ancora oggi, cioè si entra da un office. Esportazione di diamanti, eccetera. Tuttavia, nonostante queste ricchezze, la Sierra Leone oggi è al numero 183 su 187 paesi per indice di sviluppo, è al numero 216 su 226 per chili pro capite, è al secondo posto al mondo per mortalità materna, ha il 53% della popolazione che vive in stato di severa povertà, e parliamo povertà per gli standard africani, non per i nostri, e il 70% della popolazione è sotto la soglia di povertà. Per quanto riguarda i bambini, vi do solo queste dati. Un bambino su 11 non arriva al primo compleanno e un bambino su 7 non arriva al quinto compleanno. Cioè su 7 bambini uno muore prima di 5 anni. Però devo correggermi, devo dire moriva prima di 5 anni, perché questi dati oggi sono già superati. Questa è la condizione di normalità della Sierra Leone, le condizioni
in cui la Sierra Leone si trovava prima dell'epidemia di Ebola. Tutto questo ormai non conta più. Quando sta male un bambino e la mamma si trova nelle foreste con difficoltà di comunicazione, con riferimenti culturali completamente diversi dalle nostre, dalla medicina ufficiale, la prima cosa che fa è ricorre ai rimedi empirici, ovviamente. Se le cose non vanno bene, ricorre alla medicina tradizionale. Questa foto me la metà viene dal Malawi. Comunque, la pubblicità di un guaritore tradizionale, molto diffusa la medicina tradizionale. Poi c'è di peggio. Ci sono dei commercianti ambulanti di farmaci, che vendono farmaci di non si sa che composizione, che provenienza, che ovviamente danno anche consigli sull'utilizzo. Questo è un manifesto di una campagna governativa che dice i farmaci contraffatti uccidono. E vedete che c'è queste medicine a forma di serpente velenoso per mettere in guardia le famiglie da utilizzare queste rimedi. E poi c'è quello che si sta facendo con l'intervento delle organizzazioni internazionali del governo per porre un argine a questa situazione. E a causa della guerra civile nel 2007 la Sierra Leone è passata al primo posto al mondo per mortalità materna e per mortalità infantile. In seguito a questa situazione c'è stato un intervento dell'UNICEF, sono lieto di avere stasera la rappresentanza dell'UNICEF, che insieme al governo ha lanciato una campagna per garantire cure gratuite alle partorienti, alla gravidanza, al parto e ai bambini sotto i 5 anni. Non meravigliatevi di questo fatto, perché le terapie e le cure gratuite non sono un principio riconosciuto universalmente. I paesi che garantiscono cure gratuite a tutti sono pochi nel mondo, sono una minoranza. Sono in Occidente e non tutti i paesi occidentali. Sapete tutti quello che sta succedendo negli Stati Uniti per garantire a tutti assistenza gratuita. Ma soprattutto in Africa la gente sa che se ha soldi si cura, se non ha soldi non si cura. Anche i guaritori tradizionali curano, però si fanno pagare in un modo o nell'altro. Per cui, siccome c'è questa fascia particolarmente colpita in Sierra Leone, l'UNICEF ha lanciato questa campagna e ha costruito 4 centri materno-infantili per garantire questo, un parto sicuro e assistenza ai neonati e ai bambini. E questo è quello che è stato fatto a Cugiuno, il villaggio dove eravamo noi. Io lavoravo in un centro materno-infantile costruito dall'UNICEF, cofinanziato dall'UNICEF e da Medici con l'Africa Cuba. Un ospedale però governativo, gestito dal confessionale africano con dirigenti africani. E questo, a Cugiuno c'era già un ospedale per adulti con 40 posti letto, 20 uomini e 20 donne, che cura gli adulti e i bambini sopra i 6 anni, che pagano quindi. Questo è l'ingresso dell'ospedale, questo è l'ingresso dell'ospedale generale, diciamo. E poi l'UNICEF ha costruito la seconda struttura, che è questa, a circa 100 metri di distanza. Questo è l'ingresso della struttura materno-infantile, questo è l'interno dell'ospedale, questo è l'interno del reparto di pediatria. E questa è l'usiera con un giovane africano che ha dipinto nel periodo in cui è potuto entrare nell'ospedale, le pareti dell'ospedale, anche grazie all'aiuto di tanti amici prima di partire alcuni amici ci hanno dato delle offerte, dei soldi, li abbiamo utilizzati, soprattutto li abbiamo lasciati alla parrocchia poi perché comprassero i banchi per la scuola per i bambini. E questo è l'ospedale, vedete che la sera bisognava lavorare con la lampadina tascabile perché la zona non è elettrificata, l'ospedale non ha corrente elettrica. Ci sono dei generatori che vengono accesi al bisogno alcune ore alla sera, poi di notte ci sono dei pannelli solari che tutte le volte non funzionano. Questo è il modo di amministrare i bambini di notte. E questo è l'ufficio del QAM che si trova a Freetown, perché ovviamente il QAM si occupa di cooperazione sanitaria, ma ha bisogno di una struttura amministrativa e quindi un apparato anche burocratico. Questo giovane sulla destra è la prima persona che abbiamo incontrato, le 3 di notte quando siamo arrivati ci ha attesi anche lui allo sbarco del vaporetto. Si chiama Yunis. È il giovane che durante la guerra civile ha visto morire delineata la moglie che era una bomba. Poi si è risposato, aveva una bambina di 3 anni che ha chiamato Essata. A luglio la bambina doveva avere bronchitella, l'ha portata in ospedale, l'ha curata, è stata 2-3 giorni con noi, poi l'ha riportata al villaggio dove vivono i nonni. A settembre la bambina ha avuto 2 giorni di febbre, convulsioni ed è morta. E questa è storia quotidiana insieme a me. E, oltre all'ospedale, il QAM si occupa anche di sostenere la sanità nel territorio, perché capite che in un sistema diciamo sociale e logistico come quello che avete presentato, e non si può pretendere che la gente raggiunga l'ospedale, occorre piuttosto portare i presidi sanitari dove la gente si trova, quindi sul territorio. E il QAM gestisce e sostiene l'attività di 75 centri di salute periferici, centri di maternità e ambulatori periferici. Queste sono le visite, diciamo, per portare materiale e sostegno a questi centri.
Inoltre fa un'attività sistematica di formazione del personale, questo è un incontro all'interno dell'ospedale, sia per il personale dell'ospedale sia per il personale dei centri di salute. Tutto questo ovviamente è stato sospeso, perché l'Ebola ha stravolto e noi siamo stati rimpatriati perché purtroppo il programma di attività iniziale del CUM non si è potuto portare a termine. Il CUM è presente ancora, però ha dovuto riformulare l'attività e ovviamente ha dovuto concentrare tutte le energie nell'affrontare l'epidemia di Ebola. Questa è una riunione, una delle tante riunioni organizzative con il personale locale e vedete che ho messo in corsivo la parola con Medici con l'Africa, perché è la filosofia con la quale Medici con l'Africa lavora. Questo è il dottor Bum, che è il direttore del distretto, e questo è il dottor Kevin, che è il direttore sanitario dell'ospedale, è l'unico medico del centro per adulti e del direttore sanitario. Tutto il resto è personale locale. Ora, lavorare in un ospedale con personale locale è una difficoltà in più, è una difficoltà molto grossa ed è qualcosa che espone anche a rischi molto gravi, anche a rischio di vita nel caso di epidemia di Ebola. Perché altro è gestire un ospedale in proprio, ci sono alcune grosse ONG che per propria filosofia vengono emergenti, loro fanno e aprono, vanno in un posto, aprono il proprio ospedale, costruiscono, acquistano una struttura, assumono il personale che dipende, anche locale, la persona che dipende da loro. Se invece il personale dipende dal governo, loro hanno un rapporto completamente diverso. Perché qualunque cosa succeda, qualunque errore ci sia, qualunque inadempienza, il personale sa che non deve dare conto a te, sa che dà conto ai suoi superiori, e questo complica molto le cose. Perché noi abbiamo avuto delle conseguenze gravi per degli errori. Vi dico quello che è successo quando è entrato, quando è venuto il primo caso di Ebola nell'isolamento. L'infermiera che era stata formata per entrare ad accudire il paziente, che era fornita di tutti i sistemi di protezione, ha avuto paura e non è entrata nella tenda e ha fatto entrare i parenti, così come erano. Ecco, immaginate se in un ospedale gestito da un occidente può succedere. Questo ovviamente espone a rischio tutti, anche l'infermiera stessa che non è entrata, perché i parenti che si contagiano a loro volta contagiano altre persone. E abbiamo avuto dei morti, abbiamo avuto due morti nel nostro ospedale, purtroppo per errore di due operatori sanitari. Un infermiere che ha lavorato con noi nel mese di luglio ed è morto a fine settembre, e un altro giovane che lavorava in sala operatoria, per un altro errore di gestione. Però l'idea del CUAP è questa, che non si va in Africa perché siamo bravi, perché siamo migliori, tu fazzi da parte, ci penso io, che ho i soldi, che ho le competenze, che ho i medici che vengono dall'Europa. Ma si va per fare crescere l'Africa, per crescere con l'Africa. Perché qualunque cosa si faccia, se la facciamo noi, quando andiamo via si tornerà al punto di partenza. Cioè i miglioramenti ci saranno soltanto se si ha il coraggio di mettersi al fianco dell'Africa e camminare con loro, camminare più lentamente, però al loro fianco, in modo che i passi che si fanno sono passi definitivi. Solo questo permetterà di incidere realmente sul territorio. Queste sono le patologie ovviamente quotidiane, questo è un bambino in condizioni gravissime che per motivi che non vi spiego abbiamo fatto una cosa che normalmente non si fa, è stato intubato, siccome non c'è corrente elettrica, non ci sono respiratori, questo bambino è stato insufflato manualmente con il pallone per 24 ore, con tubi di 3 ore che abbiamo fatto notte e giorno, poi purtroppo non ce l'ha fatta. Il problema più grave non è l'Ebola. Tutto il mio lavoro, mattina, pomeriggio, sera e notte, è stato determinato, dovuto e orientato a un problema, a un flagello gravissimo che è la malaria, soprattutto una particolare forma di malaria che è la malaria cerebrale. Di malaria cerebrale in ospedale muore il 20% dei bambini. Nel territorio, dice l'OMS, la severa malaria è fatale nella maggioranza dei casi, e la maggior parte dei bambini non raggiunge l'ospedale. Questi sono alcuni bambini che sono guariti ma hanno avuto degli esiti, vanno avanti velocemente. E questa è una bambina che è guarita e sta tornando a casa. E questa foto l'ho messa soprattutto per la motocicletta, non tanto per la bambina, perché dopo la guerra civile il governo si è trovato in Sierra Leone con un gran numero di giovani che per 12 anni che sono cresciuti nel clima di guerra, che erano abituati soltanto ad ammazzare, hanno subito violenze, che non sono andati a scuola, non avevano alcun lavoro. E allora hanno avuto un'idea, quella di comprare delle motociclette, fare circolare una grande quantità di motociclette che hanno dato a basso costo ai giovani con la patente di mototaxi, di modo che non ci sono strade, non ci sono pullman, non ci sono automobili, però anche nei villaggi più sperduti c'è sempre qualcuno con la motocicletta che fa il trasporto dei bambini. Per facilitare l'accesso in ospedale, Medici con l'Africa CUAM, ma a un certo punto, il giorno in cui sono arrivato io, ho inaugurato il sistema di voucher, cioè paga le spese di viaggio alla famiglia che porta il bambino in ospedale o che porta la donna che deve partorire in ospedale, per cui l'accesso in ospedale è aumentato enormemente e questo ha permesso di salvare la vita a tante persone, però ovviamente è aumentato enormemente la mole di lavoro. E questa è un'altra campagna del governo che
sponsorizza la distribuzione di zanzariere medicate. Torniamo sempre al problema di quanto sia importante, come agire in un contesto africano. Cioè la soluzione non è costruire ospedali o mancare leggi, non solo quello, e non prioritariamente quello. Cioè se si riesce a dare ad ogni casa, ad ogni capanna, una zanzariera, si salvano più vite che mandando 10 pediatri a curare quei bambini che sono già in condizioni gravissime e che aspettano in ospedale per avere bambini gravi. Veniamo ora al problema dell'Ebola. Questo è uno dei tantissimi manifesti che si sono, questo è l'aeroporto. Ebola è reale. Vedete voi come mai? Quest'altro, stop al diniero, stai attento, Ebola è reale, Ebola uccide. C'è una campagna martellante per convincere la gente che Ebola esiste. Perché ci sono delle correnti di pensiero che possono sembrare strane per noi, ma purtroppo non sono neanche in Occidente, come parlo di dire poco. Cioè la prima idea della gente era che l'Ebola non esistesse, la gente ha negato, il popolo ha negato che esistesse l'Ebola, pensavano che fossero degli stiridi, poi hanno fatto circolare idee, cioè che l'Ebola fosse stata appositamente portata per ridurre la popolazione, oppure per avere finanziamenti dalle organizzazioni internazionali. Per cui l'atteggiamento delle persone è stato quello di scappare dai centri, ma soprattutto ha inciso moltissimo una mentalità radicatissima, e cioè l'idea che negli ospedali i pazienti con Ebola vengono uccisi appositamente con delle iniezioni dagli infermieri. Quindi immaginate una persona che è infermiere o malato, non permetterà mai che venga, se ha questa idea, che venga recuperata. Questo è il motivo principale per cui l'Ebola ha raggiunto queste dimensioni in Sierra Leone e anche in Liberia, la stessa mentalità in Liberia. Questo a dimostrazione di quello che vi dico. Questo è un foglio che mi è arrivato da un ambulatorio lontano. Diciamo, l'infermiere ha redatto il foglio, poi dice trattamento, doveva scrivere qual è il trattamento effettuato, nulla, a causa della mentalità dei genitori che ritengono che noi facciamo iniezioni ai loro bambini per ucciderli. Capite come il livello di istruzione viene prima della salute? Cioè il livello culturale è fondamentale in questi casi. Questo è un altro caso che avete sentito forse in televisione. A Monrovia, Sierra Leone, c'è stato un assalto da parte di uomini armati al centro che curava l'Ebola, 17 malati sono scappati. Nel nostro distretto l'Ebola è arrivata grazie a causa di un paziente ricoverato lontanissimo, a Calabria, un distretto molto lontano, che è scappato dall'ospedale con mezzi pubblici, dei pulmini, mezzi pubblici strapieni di gente che era emisi in questa maniera, è arrivato nel suo villaggio, è morto ovviamente, dopo lui è morta la moglie che era in gravidanza, è morta una bambina di 12 anni, una donna anziana che abitava con lui, una quarta persona. Oggi in quel villaggio sono morte 16 persone. Un autista nostro che portava il rifornimento perché c'è un cordone sanitario si è contagiato, è stato messo in isolamento un giorno a Fugero 1 nel nostro ospedale, dopo un giorno la dirigenza ha pensato che non fosse positivo, senza attendere il test lo ha rimesso, gli ha permesso di tornare a casa, dove aveva con un altro infermiere sua rete, poverino, si è contagiato e è morto. Questa è la quotidianità. Questo significa lavorare contro, dove ci sono le organizzazioni internazionali che prendono in mano le cose, queste cose ovviamente non succedono. Ma dicevo che la mentalità sull'Ebola, di ritenere che l'Ebola non esista, non è solo della gente ignorante che vive nelle foreste, queste sono cose che trovate su internet. L'Ebola e la paura dell'Ebola è una bufala per nasconderci altri tradimenti. Internet è pieno di questi siti, ma soprattutto questo, in italiano. Non fate gli struzzi, Ebola uccide, vanno chiuse le frontiere e fermati gli sbarchi. Allora guardate, vi permetto di dire che chi ha fatto questo manifesto ha fatto una cosa indegna, oltre che falsa e insostenibile. Allora guardiamo il viso di questo poveretto che forse aveva aperto la voglia per farsela guardare e sembra che voglia rivelare chissà chi. Però soprattutto è falso dal punto di vista concreto e scientifico, è insostenibile, è impossibile che l'Ebola arrivi attraverso gli sbarchi. Perché un migrante che parta dall'Africa subsahariana per raggiungere le coste dalle quali si imbarca, se va bene, se ha soldi e se ha protezione, impiega 2 anni. Il viaggio dura da 2 a 10 anni. Quindi capite che nessun malato di Ebola può mai partire dalla Sierra Leone e in 15 giorni raggiungere clandestinamente, attraversando frontiere con mezzi di fortuna, pagando per ogni frontiera contrabbandiere, raggiungere in 20 giorni le coste delle Libie di Pagano. Però anche questi fatti vengono utilizzati ampiamente per instillare dei sentimenti contro l'immigrazione. Ora, al di là di quello che noi pensiamo di come va trattata l'immigrazione,
almeno siamo onesti e non utilizziamo questi argomenti per mistificare la verità. E queste altre bellezze che circolano su internet, vedete, il popolo, la popolazione, l'Occidente deve sapere che sono menzogne, che Ebola come virus non esiste e non si sta diffondendo. Quest'altro italiano che dice su Ebola è frutto di una mutazione genetica fatta in laboratorio, eccetera, eccetera. Quest'altro sito di disinformazione che veramente è disinformazione, è vera disinformazione. Ebola, epidemia costruita a tavolino per sostenere il business di Bill Gates. Insomma, venendo al concreto, che cosa fa? Cosa si fa attualmente in questi paesi per fronteggiare l'epidemia? Innanzitutto una campagna per spiegare e convincere la gente di cosa sia veramente l'Ebola, come si trasmette e cosa bisogna fare per prevenirla. Quindi sta pensando dei manifesti, questo è anche un altro debito dell'UNICEF che è molto attiva in questo campo. Questo anche in Occidente, per diffondere in Italia queste conoscenze che è importante. Pubblicità, questo è il primo bambino che si è salvato, perché occorre, è importante convincere la gente che chi si ricovera ha più possibilità di salvarsi. Infatti la mortalità dell'Ebola è altissima per il paziente non trattato, ma per i pazienti trattati nella stessa situazione il 40-50%. In Occidente ovviamente, dove abbiamo ospedali, sale di rianimazione, terapia intensiva, la mortalità è molto più bassa. E questo è un incontro fatto nell'ospedale Puglia 1 per formare il personale sul trattamento dell'Ebola, come vestirsi, come spogliarsi. Avrete sentito in televisione che il problema di come proteggersi è importantissimo. Quando siamo partiti noi erano morte 30 infermieri, 30 operatori sanitari in Sierra Leone, 20 infermieri, 4 medici e 4 tecnici di laboratorio, ma in tutto in Sierra Leone sono contagiati 138 pazienti. Sono circa in tutta l'Africa occidentale 588 operatori sanitari contagiati e 337, se non sbaglio, sono morti. Gli operatori sanitari stanno pagando un prezzo altissimo in questa epidemia. Questo è un altro incontro. Dunque, appena arrivata l'Ebola all'ospedale abbiamo preso ovviamente delle misure di protezione. Io non lavoravo, non curavo il paziente con Ebola, lavoravo nel reparto di pediatria, però avevo il compito ovviamente di impedire che il paziente con Ebola entrasse e venisse ricoverato nell'ospedale e quindi contagiasse altri bambini, il personale, me stesso, eccetera. Per cui abbiamo messo una serie di protezioni. Questo è l'ingresso dell'ospedale. In tutta la Sierra Leone trovati questi bidoni con la clorina, perché bisogna lavarsi le mani prima di andare in chiesa, nell'ufficio, in banca, dappertutto, nel supermercato, lavarsi le mani con la clorina che è efficace contro il virus dell'Ebola. Poi abbiamo fatto questo lavoro, c'è un infermiere che somministra un questionario per capire se il paziente ha sintomi e poi misura la temperatura, perché questo è fondamentale da sapere, anche per tutta la polemica che c'è stata in Italia per isolamenti, quarantene, eccetera. L'Ebola contagia soltanto se il paziente è sintomatico, cioè se il paziente ha febbre. Se il paziente viene da Sierra Leone, si controlla la temperatura e non ha febbre, non contagia nessuno. Può lavorare, può mangiare, può stare a contatto con le persone, con i figli, può fare quello che vuole. Non contagia nessuno. Però cosa succede? Siccome c'è quella grande paura in Sierra Leone, questo è il questionario che si somministra alla paziente, tanta gente, tanti papà, tante mamme, quando arrivavano all'ingresso all'ospedale, vedevano il termometro, per paura di essere indicati che il bambino fosse sospettato di Ebola e venisse isolato, e scappavano e andavano via. Scappano, è quello che succede ancora oggi. Per cui i bambini gravi rinunciano anche a queste cure che potrebbero avere. Per cui l'Ebola praticamente sta uccidendo molte più persone indirettamente che direttamente. Al di là delle persone che muoiono per il contagio diretto, c'è un numero enorme che non sarà mai calcolato di persone che stanno morendo indirettamente, per cause dovute al crollo del sistema sanitario, alla paralisi dei programmi di protezione, alla chiusura degli ospedali, alla paura delle persone e delle giunte all'ospedale. Proprio questo è il modo in cui si lavora a Puglia 1. Vedete, questo ogni bambino viene isolato e l'infermiera, il medico, sempre con maschera, occhiali, doppio camice, doppi guanti, eccetera. E dicevo che l'obiettivo del nostro reparto è quello di identificare il paziente sospetto e non mettere il reparto, ma isolarlo in questa tenda che il medico l'Africa ha costruito all'interno dell'ospedale generale. Questa è la tenda di isolamento, questo è l'interno, queste sono le camere. Vedete che se la gente scappa e ha paura non ha nemmeno tutti i torti. Questi sono i letti, vedete, con un buco al centro per pazienti che non riescono più ad alzarsi. Sono i letti che si usano anche per il colera, uno sgabello, non basta. Questo è l'inceneritore, l'ho messo per sottolineare un aspetto, cioè voi pensate a una struttura, all'UNICEF o al QAM, che programmano una spesa, hanno un budget per fare funzionare un ospedale in condizioni normali e si trovano poi nelle condizioni in cui ogni paziente va
accolto nelle condizioni che ho fatto vedere prima, maschio e occhiale, ma c'è un bisogno enorme di materiale di consumo, perché gran parte di questo materiale va poi eliminato e va bruciato, perché anche non solo contagia il paziente, non solo contagia il cadavere, soprattutto il cadavere, ma anche i guanti, il fonendo, il termometro. E per cui è giustificata la raccolta di fondi, il bisogno di risorse economiche in questo momento è veramente altissimo. Questo è un altro dei manifesti per via della conclusione, che si trovano dappertutto: non toccate le persone. Immaginate a vivere in Italia senza toccarci. Cosa significa? Questo è un villaggio del distretto di Cuceun, che si chiama Condapi, e si trova alla confluenza di quattro fiumi. A Condapi c'era il più grande mercato del pesce della Sierra Leone. Quando siamo andati noi, questa foto l'ha fatta mia moglie, questo è il mercato di Cuceun, vedete? Queste sono le bancarelle del pesce. Queste sono le persone. E questa è una dichiarazione del ministro dell'economia. Mentre l'Ebola continua a diffondersi, le compagnie aeree non volano sotto i nostri cieli. I prezzi delle materie prime sono salite improvvisamente e le entrate sono crollate. Tecnicamente possiamo dire che siamo isolati. Questa, una foto l'ho fatto presso la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 di agosto. Vedete i numeri, sopravvissuti 191, morti 264, confermati 700. E 6 ottobre 121 persone in 24 ore. Le previsioni, le più gravi, sono quelle del Centro per il Controllo delle Malattie di Atlanta, che è uno dei più autorevoli centri per il controllo delle malattie infettive del mondo, che stima che con questo trend si può raggiungere in Africa occidentale la quota di 1.400.000 contagiati entro gennaio. Di fronte a queste previsioni, a questa è la mappa attuale di quello che la Sierra Leone è questa, vedete, e di fronte a queste sono la grandezza del cerchio e il numero di pazienti, questa è aggiornata ieri. Di fronte a questa situazione, cosa c'è? Quali sono le risorse in campo? I centri di cura sono una a Kerma, una a Kailaun e una a Fitalia. I centri di isolamento sono uno a Cuceun, che è qua, che è conosciuto a Kuam, uno a Bo, queste due che c'erano già, diciamo, e un'altra a Fitalia. Se vedete che la lotta è veramente impera, non ci sono le strutture, non ci sono le risorse economiche, non ci sono le macchine, non ci sono gli uomini, non c'è la benzina per raggiungere i villaggi, per individuare i contatti dei pazienti ammalati e per isolarli. Il peso è veramente troppo gravoso per questa popolazione. E questa situazione ha un impatto sull'economia del paese terribile, perché è paralizzato il sistema sanitario, il sistema economico, le scuole sono chiuse, i mercati sono chiusi, gli uffici non funzionano a singhiozzo. In Sierra Leone è previsto un crollo dall'11 al 7%. Concretamente significa che questo bambino avrà un triste risveglio. Quando si sveglierà troverà meno scuole, meno cibo, meno strade, meno ospedali, meno vaccini. Dunque Ebola, ha dichiarato il direttore dell'OMS, non è solo un'epidemia, non è solo un'emergenza sanitaria, ma è una crisi umanitaria, sociale, economica e una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Questa è una delle ultime diapositive, ho messo lo sguardo di questa donna che credo ci interpelli. Questo bambino ha gli stessi diritti che hanno i nostri bambini. Ha il diritto alla vita, ha il diritto alle cure, ha il diritto a crescere sano. Questa è una statua di legno fatta da un giovane a Freetown e simboleggia l'Africa che ha spezzato le catene. Ora, medici con l'Africa Kuam, ma diciamo tutti i missionari, i volontari, la cooperazione internazionale, si posizionano in questo posto. Sono lì per spezzare queste catene e contestualmente per costruire altre catene, catene di solidarietà che possono veramente incidere. Noi abbiamo fatto veramente poco. Tra l'altro eravamo partiti per 6 mesi e mezzo, dopo 2 mesi e qualche giorno il Kuam, ripeto, ha dovuto riformulare le cose, è venuto che il rischio fosse molto elevato e ci ha chiesto di rientrare. Abbiamo fatto poco, ancora meno di quello che avremmo voluto, però ci conforta l'idea di essere stati l'anello di una catena. Cioè, ognuno di noi fa quello che può fare là, può fare qua, può farlo soltanto comprendendo qual è la radice dei problemi veramente. E questa catena, se siamo capaci di portarla avanti, può veramente cambiare le cose. Questa è l'ultima diapositiva. Caigoma vuol dire grazie a Dio, ed è la parola che si sente qui di repente si era levata. Per qualunque cosa si dice grazie a Dio, come stai, come hai dormito questo bambino, Caigoma, grazie a Dio. Allora, in questo periodo facciamo incontri continuamente su questo argomento e purtroppo sono costretto a parlare dell'Africa
che soffre, dei bambini malnutriti, dell'ebola, della fame, ma è una cosa che faccio perché credo che vada fatto, perché chi ha visto ha il dovere di testimoniare, e testimoniare queste cose è importante perché, come dice San Basilio il Grande, dobbiamo combattere contro la cauterizzazione della coscienza, e la battaglia si fa con l'informazione corretta, quindi va fatto, però lo faccio con sofferenza perché l'Africa non è solo questa. E c'è anche un'Africa normale, e dobbiamo costruire un'Africa normale, nella quale Africa normale significa cibo, medicine, istruzione per tutti, non è la luna. Allora in ospedale un giorno c'era un'infermiera che canticchiava una canzone, mi è piaciuta, l'ho registrato, dura 51 secondi. Io ho messo delle foto di questa Africa normale, che ho piacere di farvi vedere, c'è il sottotitolo sotto. E dopo il video ho chiesto a mia moglie, che mi ha accompagnato in questo lavoro, di portare anche lei le sue riflessioni, che meglio di me esprimono, sarei tutto il suo taglio diverso, esprimo proprio l'esperienza interiore che abbiamo vissuto, le motivazioni che ho piacere di condividere anche con voi. Allora. This is our motherland, this is our fatherland. So what we can do to help our land? Oh, let we love our land. This is our home, we don't have another Sierra Leone in this world. Oh, yes. So, yes, so this is our home. There is no place like home. Sweet home, so this is our home. Sweet home. When we are in London, oh, yes, this is our home. Gambling or Asia, oh yes, oh this is our home, sweet. Whether you are in Europe, so this is our home. You only see space, oh yes, oh this is our home. Io sarò molto breve, 7-8 minuti al massimo, perché ho voluto scrivere il mio intervento, in quanto il mio intervento è qualcosa che guarda dal di dentro questa esperienza e come l'abbiamo vissuta dentro di noi. E le riflessioni che abbiamo fatto basate sulla nostra sofferenza in quel modo. E quindi ho preso anche delle parti, delle lettere che ho scritto agli amici e forse qualcuno di voi conosce. Quando ero appena una ragazzina, piena di entusiasmo, trovandomi a parlare con un uomo molto più grande di me, profondamente ferito e deluso, compresi a un certo punto che nessuna mia parola avrebbe potuto ridargli speranza e gioia. E capii che era la mia vita a dover parlare, che solo vivendo una vita coerente con l'amore avrei potuto vedere quel cuore o cuori come il suo, stuprati dalla violenza dell'ingiustizia e della privazione dell'amore, riaprirsi. Sento ancora la tristezza di quell'uomo. Prima domenica Pugeuni, Santa Messa, ore 9:30. Come mi piacerebbe vedere un'Africa in festa. L'incedere della croce, retta da un bambino che va a passo di danza, lento, molto lento e solenne, e le voci di tutta l'assemblea, gioiose, esultanti, in festa, mi restituiscono quella vita che sembra spegnersi nel respiro affannoso di Yakaya e nel sorriso da troppi giorni spento di Gassimo. Un nodo alla gola non mi fa respirare e gli occhi mi si riempiono di lacrime al passaggio di quella croce. Lento all'ira e grande nell'amore. Non guardare i nostri peccati, Signore, ma per il tuo amore salvaci. Quante volte ci commuoviamo e facciamo bene a commuoverci davanti ai bambini denutriti o mutilati, vittime della cupidigia e della violenza umana, vittime della fame di potere e di denaro. E ci indigniamo e facciamo bene a indignarci,
con chi li ha ridotti o li lascia in quello stato. Poi però dovremmo guardarci in faccia, poi dovremmo guardarci dentro e scopriremo un'altra verità, la nostra cupidigia, i nostri compromessi, la nostra fame di potere e di denaro, la nostra incapacità a dire basta. E non mettendogli una mano sulla spalla, ma indossando noi i panni dell'oppresso, del maltrattato, del derubato, del violentato. Solo allora, portando la croce, ne sentiremo tutto il peso. Solo facendoci inchiodare ne sentiremo tutto il dolore. Ma anche solo insieme giungeremo all'alba della resurrezione. Non possiamo pensare di alleviare le sofferenze, di portare la pace, di combattere le ingiustizie, arricchendo sempre più la nostra prigione. Non si possono servire due padroni. Quando ci creiamo più furbi degli altri, noi costruiamo sulla violenza. Quando accettiamo il compromesso, noi distruggiamo la pace dentro e fuori di noi. Quando agiamo nell'ombra, noi crocifiggiamo qualcuno. Quando tacciamo la verità, noi perpetriamo l'ingiustizia. C'è fame nel mondo. Ogni briciola di onestà, di rispetto, di correttezza, ogni briciola, anche la più piccola, serve a nutrire quel corpo martoriato, affamato, avvilito. Sono convinta che ogni gesto verso l'amore sana dal male e come in un unico corpo porta sicuro beneficio a tutto il corpo. Non importa che questo gesto sia fatto in Africa o in Europa, in un salotto o in una capanna, il bene o il male possono essere fatti qui o lì e hanno lo stesso valore. Il bene si propaga e sana, il male infetta e uccide. Dal piccolo al grande, dalle pareti di casa alla missione in Sierra Leone. Come dice Papa Francesco, Gesù non ci chiede di conservare la sua grazia in cassaforte, ma vuole che la usiamo a vantaggio degli altri. La vita di un cristiano che pensa solo a se stesso è una vita triste e che non porta all'incontro con Gesù. La tentazione della pigrizia ci allontana dal servizio e ci porta alla comodità e all'egoismo. Questa è una tentazione tanto comune tra tutti i membri del popolo di Dio. Tanti cristiani così sono buoni, vanno a messa, ma il servizio fino a un certo limite, non oltre, fino a quando ci fa comodo. Ci creiamo così un cristianesimo su misura, un cristianesimo che non ci disturbi troppo nella nostra vita quotidiana. Questo stato d'animo del cristiano è uno stato di peccato, la comodità spirituale è uno stato di peccato. A fianco a questo gruppo di cristiani, continua Papa Francesco, che vivono nel peccato credendosi erroneamente nel giusto, vi è un secondo gruppo di cristiani, sono quelli che vivono nelle apparenze, sono i cristiani di apparenza. Questi cristiani sono morti. La conversione alla quale la Chiesa ci chiama oggi è quella di convertirci dalle apparenze alla realtà, dal tepore al fervore. E non dimentichiamo, come dice ancora Papa Francesco, che il pianto dei bambini ci interpella. Ci avevano detto che in Sierra Leone c'è la più alta mortalità infantile dell'Africa, ma mai pensavamo così. Sembrano favole raccontate per commuovere o numeri sparati a bambera quando li sentiamo in conferenze o alla TV. Ma lì erano nomi, volti, li abbiamo conosciuti, toccati, amati, anche se per breve tempo. E il nostro pensiero li segue sperando di rincontrarli un giorno e di sorridere con loro. Oggi sento di dover dire grazie a Dio che si accontenta di poco, tanto da aver scelto noi per far giungere il suo amore a ogni bimbo che è entrato nell'ospedale di Pucheun e ai suoi familiari. E attraverso le nostre povere capacità ci ha permesso di aiutarli e di sostenerli per alleviare la loro sofferenza nel doloroso cammino che erano chiamati a percorrere. Siamo stati in Sierra Leone 2 mesi, pochi ma intensissimi, perché abbiamo vissuto ogni istante come se fosse un'opportunità che il Signore ci dava per rimettere in circolo l'amore che Lui ci ha sempre così generosamente donato. Questa è stata la nostra gioia in quella terra
in cui la morte ti fa conoscere il valore, l'importanza e la verità della vita. Io credo veramente che ci sia veramente poco da aggiungere alle immagini, ai numeri e a quello che il dottore Squillaci insieme alla moglie, la signora Nunziella, hanno vissuto, ecco, in questa loro esperienza in Africa. Non posso che quindi ringraziarli di aver voluto, ecco, condividere un minimo di quello che hanno vissuto, di quello che hanno visto, e ringraziarli, ecco, di averci aggiunto e portato nuove conoscenze su queste situazioni veramente drammatiche, innanzitutto per il popolo in generale, ecco, africano della Sierra Leone, e soprattutto per i bambini che purtroppo vivono queste esperienze. Quindi ancora grazie. Ora passerò la parola, ecco, ad Alessandra Giusto Tavella, referente di UNICEF di Reggio Calabria e membro del comitato UNICEF della Calabria, che ci parlerà, ecco, della campagna semestrale proposta da UNICEF, come già detto prima, ecco, all'inizio, con la quale abbiamo, ecco, collegato la nostra serata, 100% vacciniamoli tutti. Ringrazio per averci invitato, ringrazio anche il Presidente della Consulta e voi tutti per essere qui oggi, perché se avete deciso di passare con noi una giornata del weekend, insomma, vuol dire che il consenso intorno ai diritti dell'infanzia sta crescendo e questo ci fa sicuramente piacere. E sono veramente contenta, e lo dico veramente di cuore, di aver avuto come relatore al tavolo sia che il signor appunto, perché abbiamo avuto uno spaccato sia teorico, insomma, di quelli che sono i diritti, quindi mi hanno tolto anche da questo peso di dover spiegare tutti i diritti dell'infanzia, e poi un'esperienza talmente tanto toccante che dà senso al mio intervento, perché molte volte io mi trovo nei convegni a parlare di numeri, di dati, di tutto quello che l'UNICEF fa, però poi nel momento in cui c'è un'esperienza diretta dal campo il valore del mio intervento aumenta, perché comunque faccio capire che effettivamente quello che facciamo è reale, e ce l'avete seduti al tavolo, ce l'avete di fronte, avete ascoltato proprio con le vostre orecchie e visto con i vostri occhi quello che avviene nel mondo. UNICEF nasce proprio come tutore, garante di quelli che sono i diritti dell'infanzia, è mandatario proprio volto a promuovere quelli che sono tutti i diritti, perché prima una volta si parlava di bisogni dei bambini, ad oggi grazie alla Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia possiamo finalmente parlare di qualcosa di concreto, quindi gli stati sono obbligati a diciamo, adeguarsi a quelle che sono le disposizioni all'interno della Convenzione. UNICEF quindi, che è una struttura ovviamente internazionale e poi si compone di vari comitati nazionali e poi territoriali locali come quello di Reggio Calabria, ha il compito quindi di vigilare su tutte quelle che sono le esigenze nelle varie parti del mondo. In particolar modo siamo nel semestre, come diceva appunto Angelo, della campagna 100% vacciniamoli tutti, che è una campagna che nasce per arrivare a tutti quei bambini che ad oggi non hanno accesso alle vaccinazioni appunto di base. Vengono vaccinati circa 100 milioni di bambini l'anno sotto un anno, ma un bambino su 5 ancora non ha questa possibilità, un po' perché vive in paesi dove ci sono delle forti tensioni sociali, un po' perché non esistono proprio dei servizi sanitari di base, o basti pensare alla Siria dove spostamenti di popolazione con appunto la mancanza di servizio sanitario di base provoca il ritorno di malattie quali la polio, che era stata debellata già da più o meno 15 anni. Quindi la campagna nasce proprio per raggiungere tutti quei bambini ad oggi inarrivabili. È una campagna molto importante che ha come simbolo un campanellino proprio per lanciare l'allarme affinché le persone si mobilitino in una raccolta fondi che non è la solita raccolta fondi, ma è proprio destinata ad un progetto preciso. L'Italia nello specifico ha 8 paesi fra Asia e Africa, di cui si occupa appunto anche dell'Africa subsahariana, e
con l'apporto che sta avvenendo in questi anni si è riusciti a far diminuire un pochino quello che è il dato della mortalità infantile. È stato addirittura negli ultimi anni dimezzato appunto grazie alle vaccinazioni. È anche vero che però appunto sono malattie comunissime, malattie non solo curabili ma soprattutto prevenibili, con una informazione che deve avvenire appunto dalla base, perché l'UNICEF si occupa sì di vaccinazioni ma anche nell'ambito dell'istruzione, come prima avete menzionato, una mamma, e anche nella sanità, una mamma consapevole, quindi anche l'importanza, faccio esempio stupido, dell'allattamento al seno, è una mamma che poi riuscirà a educare anche meglio il figlio, anche relativo anche al diritto all'istruzione, perché tantissime bambine ad oggi non vanno a scuola perché vengono sfruttate in lavori appunto con il sfruttamento minorile, e una bambina invece che oggi studia, una bambina che domani lavorerà, una bambina che porterà una crescita anche all'interno del proprio paese, quindi è tutto un circuito che se ha un buon inizio avrà anche una fine insomma dignitosa. Quindi io diciamo che dopo questo intervento hanno un po' racchiuso tutto quello che doveva essere anche il mio. I dati sono quelli, noi non ci fermeremo fino a che si parlerà ancora di dati relativi, numeri a relative morti, perché nessun numero è accettabile quando si parla della morte di un bambino. Quindi io penso sempre che la volontà, salvare la vita è una questione di volontà. Quindi se tutti noi nel nostro piccolo, grazie alle nostre professionalità, riusciamo a fare rete, abbiamo la volontà di salvare queste vite, credo che non sia poi un progetto così inarrivabile. Quindi mi auguro che anche voi possiate avere al cuore questa causa. E, tra l'altro vi è il comitato di merito che è nato appunto da poco, quindi avete anche una realtà abbastanza vicina rispetto a Reggio a cui potervi rivolgere se volete delle informazioni diciamo più dettagliate, e quindi mi auguro che appunto questo pomeriggio sia servito a voi e soprattutto anche a noi per cominciare un progetto e fare rete tutti insieme. Ringrazio Alessandra per aver partecipato ecco, al nostro incontro di stasera, e voglio cogliere tra virgolette un minimo l'invito che ha fatto ecco, nel voler fare rete. Noi con la consulta abbiamo subito pensato ecco, di interpellare l'UNICEF come di avere l'UNICEF come punto di riferimento per portare avanti questa giornata e voler cogliere, ecco, poi dobbiamo ecco, riuscire anche a sperimentarci, a metterci concretamente in azione sotto questo punto di vista, e vogliamo aiutare per quello che è a nostra disposizione queste campagne, o comunque ecco, dare il nostro contributo a portare avanti questi tipi di progetti. Detto questo, oltre a continuare a ringraziare i relatori che questa sera hanno portato le loro conoscenze e ci hanno informato di quello che è il loro lavoro e quanto sono importanti le loro competenze per la tutela dei bambini, vorrei innanzitutto ringraziare nuovamente i bambini che hanno partecipato al nostro progetto. Come avete visto durante gli interventi c'è stato un PowerPoint formato dai disegni, dai lavori che vedete nelle pareti ecco qui appesi, e vorrei chiedere se qualcuno dei partecipanti alla serata volesse intervenire e chiedere, per avere delle informazioni ancora maggiori, volesse dare il proprio contributo alla serata. Mi sa che sì, lo stavo per dire, sono stati molto bravi i relatori che sono intervenuti questa sera. Non mi resta che ringraziarvi e chiedervi ecco, di partecipare in questo numero, con questa qualità di partecipazione anche ai prossimi eventi che con la consulta vorremmo portare avanti. A tal proposito ricordo alle associazioni che sono già comunque state invitate che martedì ci sarà nella nostra nuova sede un incontro per cercare di ecco, mettere in atto una sorta di programma, o comunque informarci ecco, sulle intenzioni anche che le altre associazioni hanno sul Natale
a Bova Marina, quindi cercare di analizzare e vedere cosa si può fare per riavvivare il nostro Natale. Ringrazio ancora Don Francesco Magnelli, il dottore Squillaci e la moglie Nunziella e Alessandra Tavella per il suo intervento. Grazie anche a voi. Voglio tornare a fare oh, voglio tornare a fare oh, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua.